cosa ci si sente ad arrivare ad un traguardo del genere? Beh, che dire, Francesco, è una sensazione bella perché ti trovi in un momento che no, non hai mai affrontato, cioè affrontare persone nuove, gente che ti giudica, gente che ti fa complimenti. Tu hai 22 anni, sei giovanissimo. Quanto è difficile oggi farsi spazio? Hai bisogno di essere originale in quello che fai. Per chi lo fa con amore, lo dico anche alle persone che cercano di fare musica, lo fanno per passione, però senza riuscire, diciamo, ad arrivare a dei traguardi. Io penso che il vero traguardo è proprio quello di essere soddisfatti con se stessi per quello che si fa. Perché hai scelto Pino Daniele per una occasione importante, insomma, il tuo debutto su un grande palco televisivo? Pino Daniele è la storia per me, ma mi ha accompagnato da quando ero piccolo, da quando avevo 8 anni. Per portare Pino per me era portare un po' di me stesso, perché amo il suo genere, amo il suo modo di fare. Ti parlo al presente perché Pino vive, forse non ho metabolizzato ancora questa cosa che lui non c'è più. C'è un'onda di silenzio tra poco prima che i musicisti comincino a suonare a The Voice. Ho notato che tu avevi gli occhi chiusi. Cosa stavi pensando? Allora, o qua mi fanno fuori perché non vengo apprezzato sull'esibizione, perché ho portato Pino Daniele, che Pino Daniele non va proposto. Secondo, diciamo, Pino Daniele è unico, però io ho cercato di interpretarlo a modo mio, proprio perché lui è unico e io amo la sua musica e quindi cerco di farla nel miglior modo possibile. Quindi là mi sono detto, se va male, se va bene io ho cantato per te. Allora, Teleclub Italia, vi saluto con un abbraccio fortissimo di vero cuore. Spero che ognuno di voi abbia un sogno e che lo porti sempre avanti, perché la vita è fatta di sogni e se non sognate non vivete.